il marmo di Carrara, ma anche l'alabastro di Volterra e il travertino di Rapolano. Nel panorama nazionale la nostra rappresenta una delle regioni più importanti per la varietà e per la qualità dei materiali da cava estratti. Chi oserebbe dubitarne dopo tutto? Le conferme sono di quelle illustri, il Mosè, la Pietà, il David. Oltre l'arte e la bellezza, il settore delle attività estrattive si contraddistingue per rilevanza economica, sociale ed occupazionale. Si tratta di un'attività storica per la nostra regione, tra le prime a livello nazionale per numero di siti estrattivi. Cosa si estrae? Materiali per uso industriale, costruzioni, opere civili e ornamentali. Circa 6 milioni i metri cubi estratti in Toscana. Un settore con numeri importanti, un settore che deve essere tutelato e salvaguardato in una prospettiva di sviluppo durevole e sostenibile. Con questo obiettivo la Regione Toscana si è dotata di un proprio piano cave, come previsto dalla legge regionale 35 del 2015, disposizioni in materia di cave. Se la legge ha ridisegnato la struttura organizzativa del settore, il piano regionale cave mappa i giacimenti, scatta una fotografia puntuale e rigorosa dell'attività e ne definisce le regole per la tutela e l'approvvigionamento. Il PRC, Piano Regionale Cave, individua 94 comprensori che coinvolgono 140 comuni della nostra regione. Il più noto è il distretto Apo-Versiliese, tra le province di Massa Carrara e di Lucca, ed è di fatto quello più rilevante, con un peso di circa il 32% sull'export totale dei prodotti lavorati in pietra. Ma quanto vale complessivamente il comparto lapideo? Dagli ultimi dati a disposizione risultano circa 7.000 gli addetti in tutta la Toscana, divisi in circa 1.400 imprese, la maggior parte delle quali si trovano nella provincia di Massa Carrara. Carrara è il marmo e il marmo di Carrara è noto in tutto il mondo. La Toscana infatti presenta oltre il 30% delle esportazioni italiane di minerali da cava e ovviamente il materiale prevalente è il marmo.